PAC del futuro o futuro senza PAC? Il convegno organizzato da Confagricoltura, dedicato alla politica agricola comune a misura delle imprese cunesi, nell'ambito della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, presso il padiglione Agrimedia. Tanti i relatori e prestigiosi gli ospiti. All'interno del MAGA 2023, un convegno dedicato alla PAC organizzato da Confagricoltura, la politica agricola comunitaria è essenziale per il futuro di questo settore. Voi, da questo punto di vista, siete sensibili? Sì, è la seconda parte di un convegno che avevamo già realizzato lo scorso anno, che era nello stato embrionale perché c'erano ancora poche notizie. Ora ci pareva quantomeno dovuto fare una seconda parte, già con notizie più certe, perché la politica agricola comunitaria comunque nei prossimi 5 anni è strategica per le aziende agricole, quindi è giusto comunicare le novità, e novità ce ne saranno tante. E l'avete strutturato come talk show, cioè non come un'imposizione di regole, ma semplicemente come un confronto tra agricoltori. Sì, l'idea era quella di calarsi un po' nel tecnico e di lasciare spazio tanto ai soci per le domande, i dubbi, che comunque sono ancora molti alla data attuale, e per cui si è organizzato in modo diverso dal solito convegno. Seconda parte del convegno che Confagricoltura aveva già organizzato lo scorso anno, dedicato alla PAC. Qui si tirano le somme perché è necessario ricorrere alla politica agricola comunitaria, ma modulandola sulle nuove esigenze di sviluppo dell'agricoltura che inevitabilmente purtroppo cambiano. Sì, esatto. Noi oggi abbiamo fatto un sunto di quelle che sono le novità a partire da quest'anno sulla nuova PAC. Chiaramente ci sono delle indicazioni importanti che si sono verificate nell'ultimo periodo e che ci danno la possibilità di essere più precisi su quello che sarà il percorso che le aziende agricole dovranno seguire. Sicuramente un percorso legato alla sostenibilità, sia in termini ambientali ma anche e soprattutto sociale. Quindi sono nuovi aspetti rispetto a una PAC che è nata nel 1962 e che era legata soprattutto a quella che era la produzione e l'integrazione al reddito. Oggi si è evoluta, le esigenze sono diverse, anche gli agricoltori devono capire che dal punto di vista ambientale devono dare il loro contributo. Questa PAC va in quella direzione. C'è una riduzione delle risorse di un 15% a prezzi correnti, quindi questo sicuramente è un ulteriore vincolo, perché come abbiamo detto prima gli impegni aumentano, le risorse diminuiscono. È una sfida importante, è una sfida che oggi siamo in fiera, lo dimostra il fatto che l'innovazione la fa da padrona, e quindi noi dobbiamo cercare di centrare gli obiettivi della nuova PAC con i mezzi che abbiamo a disposizione. I cambiamenti climatici sono evidenti, tutto quello che sono i rincari energetici delle materie prime sono evidenti, noi dobbiamo cercare di affrontare questo percorso sicuramente un'ottica di filiera con l'aiuto di tutti e tutti quanti che facciano il loro lavoro, ma soprattutto con questa innovazione e questa agricoltura 4.0 che sono il nostro futuro. Confagricoltura ha voluto tornare per il secondo anno sul tema della PAC, già aveva fatto un convegno lo scorso anno. Inevitabilmente l'agricoltura cambia e anche il modo di intercettare la politica agricola comunitaria cambia in base allo sviluppo del settore primario. Sì, questo perché sono le regole che ci hanno indicato di seguire dall'Europa, le abbiamo recepite, le abbiamo sviluppate, abbiamo naturalmente degli obiettivi da seguire, ma abbiamo anche il modo di seguire quello che saranno le prime risposte con i primi finanziamenti. Abbiamo una PAC che ormai è partita dall'inizio dell'anno, abbiamo una nuova programmazione come CSR che giusto oggi abbiamo avuto modo di dare il via con una DGR come inizio dei primi bandi, quindi di conseguenza dobbiamo mettere in campo le regole, vedere come funzionano e soprattutto essere pronti anche a fare delle modifiche. Lei è tra i relatori di questo convegno. Confagricoltura già nella scorsa edizione della Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano aveva affrontato il tema della PAC. Ovviamente sappiamo tutti che non è, tra virgolette, un animale da mungere, ma è un'opportunità di sviluppo importante, specialmente per le giovani imprese. Certamente, torno con piacere, devo dire, qui in questa meravigliosa fiera a Savigliano, tornando sull'argomento della PAC, perché è l'argomento del giorno. Dal 1 gennaio abbiamo una PAC riformata completamente con nuovi strumenti che sono appunto opportunità interessanti. Purtroppo non tutto della PAC per Confagricoltura fila, perché le risorse sono diminuite, il 15% in meno in termini reali, i vincoli per le imprese sono aumentati,
C'è anche qualche opportunità, per esempio per i giovani, su cui si punta molto, ma noi confidiamo che l'applicazione, che si sta rivelando molto molto complessa, come avremo modo di dire nel nostro convegno, possa essere alleggerita il primo anno e magari cercare di entrare con questi nuovi meccanismi negli ordinamenti produttivi delle aziende, in maniera tale appunto da trasformare davvero questa nuova PAC in un'opportunità, sperando che non sia un rischio per la produttività, per l'approvvigionamento alimentare, che oggi come oggi, con lo scenario complesso che abbiamo, avrebbe forse richiesto una rimodulazione, un ripensamento di certi strumenti. Questo non è accaduto, però contiamo che nell'applicazione pratica si possa avere, anche con l'assistenza di Confagricoltura, una buona applicazione. Anche perché cambiano le colture, cambia il clima, si trasforma proprio il settore primario, di conseguenza anche le politiche di aiuto comunitario devono per forza modellarsi. Diciamo che le politiche richiedono agli agricoltori uno scatto in più verso l'ambiente, verso la dimensione sociale, ripeto, rispetto al quale forse oggi lo scenario non consente tanta elasticità. Oggi abbiamo una crisi di redditività delle imprese, anche per le avversità, per esempio climatiche, fitopatologiche, avversità di malattie animali. Lo scenario è complesso e il mercato è durissimo. La PAC dovrebbe essere uno strumento agevolativo e talvolta si sta rivelando invece un ostacolo. Questo non deve accadere, dobbiamo invece cercare di interpretarla al meglio, magari con l'assistenza delle istituzioni, del Ministero, della Regione, in questo caso, che pure è importante. La Regione è un tramite essenziale per la politica agricola comunitaria nel veicolare le richieste degli agricoltori e interpretarle alla luce dei regolamenti comunitari. Sì, certamente. Banalmente perché la materia agricola è di competenza esclusiva regionale, dobbiamo partire di lì. Però non soltanto dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista applicativo, indubbiamente il ruolo della Regione è centrale, sia nel momento in cui si vanno a formare le norme che poi saranno uniformi per tutto il Paese, sia nel momento in cui si vanno invece a disciplinare gli interventi dello sviluppo rurale, che seppur con una declinazione diversa continuano ad essere i più adatti per la realtà agricola delle singole regioni. L'agricoltura cambia, cambieranno le colture, cambia il clima, cambia l'ambiente, non può non essere che anche la PAC cambi di conseguenza. Beh, adesso va di moda il termine resilienza, no? Forse un po' abusato. Io userei di più quello della capacità di adattamento, ma questo fa un po' parte della storia dell'uomo, nel senso che tutti i settori produttivi rappresentano un po' il modo che hanno gli uomini di adattarsi alle cose che cambiano. Il clima indubbiamente ci sta mettendo a dura prova, la PAC è uno strumento che può accompagnarci in questo percorso di adattamento a cambiamenti che magari non avremmo voluto vivere, ma tali sono, e di conseguenza occorre trarre anche da questi cambiamenti il massimo che ci possono fornire, insomma.